Bene, siamo di nuovo in diretta, rigidamente in diretta, parliamo di atletica leggera con gli amici della Polisportiva Casalguidi. Dell'Atletica Casalguidi. Bene. E Michele Aris. Il compito a te. Allora, io intanto pregherei la regia di mandare il filmato della cassetta numero uno. E l'Atletica Casalguidi, mi preme sottolineare, è nata nel 1988, già da allora ha cambiato tre presidenti. Questo a significare la necessità, la volontà che hanno questi ragazzi di ricambiare continuamente lo staff dirigenziale per essere sempre al passo coi tempi. Ha fatto un salto di qualità l'Atletica Casalguidi in questi ultimi anni, affiliandosi anche al settore podistico. È una delle società più numerose della provincia di Pistoia. Queste immagini si riferiscono a un risultato importantissimo dell'Atletica Casalguidi di 10 anni fa, quando per rispetto dei regolamenti federali l'Atletica Casalguidi gareggiava in categorie in cui adesso non può gareggiare. Questo si riferisce a un importantissimo campionato regionale cadette, dove praticamente all'esordio l'Atletica Casalguidi si piazzò subito dopo le due più forti società della Toscana. Qui vediamo la verve e lo spirito di quelle ragazze di 10 anni fa, alcune delle quali sono qui stasera presenti. Io volevo chiedere al presidente Grani Roberto, vedendo questa immagine, cosa è cambiato da allora e cosa è rimasto di quello spirito lì ancora? Diciamo che le cose che sono rimaste senz'altro sono l'entusiasmo che c'era 10 anni fa e molte persone che già allora erano nell'Atletica Casalguidi, sia tecnici sia atleti, sono rimasti con noi, alcuni atleti sono cresciuti e sono diventati nostri tecnici. Cosa è cambiato? È cambiato. Scusa, forse se ti interrompo, notate quella bimbina piccolina con quella coppa in mano, la vedete? Quella bimbina lì con la maglietta di Casalguidi? Ecco, dopo parleremo di lei. Continua pure. Ecco, dicevo, cosa è cambiato? Forse è cambiato qualcosa in meglio in noi, abbiamo maturato un decennio di esperienza e forse questo anche nei risultati che riusciamo a ottenere anche oggi si vede. Giovannetti Stefano, tu sei arrivato a Casalguidi da qualche anno, tu hai militato nell'Atletica Quarrata, il filmato si può interrompere. Tu hai militato nell'Atletica Quarrata, cosa hai trovato in questa società? Ma cosa ho trovato? Ho trovato uno spirito veramente ottimo per partecipare alle gare, per creare nuove iniziative che lo si vedono, una delle quali sarà il pentathlon che da 9 anni diciamo è a Casalguidi e vede sempre la partecipazione di squadre di tutta la Toscana. Il 1° giugno si ripeterà questa manifestazione. E poi tutte le, diciamo, il clan, le persone che in questa società la creano, la formano, la cercano di come posso dire, di realizzare al meglio tutti gli obiettivi che si pone dall'inizio dell'anno e che piano piano vengono meglio e vengono a soddisfarsi. Cascione Leonardo è responsabile del settore podistico. Come si inserisce questo settore nell'attività agonistica dell'Atletica Casalguidi? Dunque, questo settore amatori strada è nato nel 99, 3 anni fa, e per allargare, hanno dato la possibilità di allargare, perché loro sono bravi per la pista, mentre a livello podistico su strada gli mancava questa esperienza. Allora, insieme a Maurizio Bruschi e Fantozzi Marco, siamo approdati all'Atletica Casalguidi e piano piano è nato un gruppo portando la nostra esperienza, che venivamo da società diverse, abbiamo costruito questo gruppo di settori amatori che siamo sempre a correre per tutta la Toscana, per tutta l'Italia. Ecco, ci eravamo messo un gruppo, volevamo arrivare intorno a 30, però siamo di già a 30, allora si è optato di arrivare a 40, però a 40 chiudiamo le iscrizioni perché vogliamo
praticamente che essere tutta una famiglia e un gruppo di fare amici. Una scelta di qualità. Scelta di qualità, esatto. Però abbiamo con noi anche i non competitivi, perché okay. In primo tempo ci avevano detto che noi sceglievamo altro che competitivi, essere competitivi al massimo, però abbiamo anche dei camminatori tipo Borselli, Lido, poi ecco ve li presenterò. Nicolai, poi abbiamo Nicolai Giuditta. Questo è un ex atleta dell'Atletica Casalguidi, giovane, è molto giovane, e è responsabile del... praticamente lei svolge corsi di ginnastica per i genitori. Preatletismo, diciamo. Diciamo preatletismo. Preatletismo. Dici un pochino come si svolge questo lavoro e che soddisfazione ti dà. Allora, questo gruppo, questo corso è iniziato qualche anno fa, era diretto dalla Caterina, del coro, e poi per problemi di studio, d'organizzazione è stato passato a me e da allora io per un'oretta dirigo un gruppo di... inizialmente erano soltanto mamme di ragazzi che venivano atletiche e quindi partecipavano agli allenamenti. Successivamente si è ampliato, vengono anche persone più giovani, adesso ci sono anche degli uomini che vengono a fare ginnastica e... niente, è un modo per avvicinarsi all'atletica, per amare lo sport e per stare bene in salute. Allora, questa ragazzina, diciamo che ora tu hai più di 20 anni e viene all'Atletica Casalguidi che ne aveva 9. Questo è una cosa rarissima, succede difficilmente nelle società di atletica dove le persone abbandonano, vanno via. Accanto a lei c'è la Battolozzi Erika, vice direttore tecnico. Io volevo vedere il filmato numero 2, perché qui si vede Giancarlo Innocenti che mi ruba il mestiere d'allenatore. Sono curioso di vedere cosa tu ha tirato fuori. E com'è che ha tirato fuori? Di 10 anni fa ha detto? 10 anni fa, sì. Quindi non l'ho nemmeno io un archivio. No, che non tu ce l'hai. Vediamo un po', siamo pronti, Duccio? Eccolo. Allora, questa è la trasmissione della tecnica Casalguidi a TVL 10 anni fa. Giancarlo Innocenti vuole convincere la Battolozzi Erika a lanciare il microfono nello studio. Facciamo conto che siamo presi a lanciare. Io ecco, e l'Erika, poverina, dice, ma come, che mi fa fare? E soprattutto guardate come i movimenti Giancarlo, che tu fai prima di lanciare il peso. La telecamera viene in primo piano su di te, quindi movimenti piani, leggeri. Dai, mettiti lì, vai in mezzo, vai. Vai senza il microfono. Che non ti vede nessuno. Senza niente. Non ti vede nessuno. Vai, dai, Erika, dai. Mettiti di fronte alla telecamera. Allora, dai. Fai finta che. Senza il microfono, dai. Fai finta che lo. Imposta il lancio, dai. Sì, dai. Con calma, Sì. Soprattutto ferma. Vorrei la telecamera sui piedi, è importante sui piedi. Vai, girati il... No, stai così, sui piedi, inquadrate i piedi della bambina. Dai. I piedi, ecco, brava. Non l'hai fatto bene, non ti sei girata bene. Lo voglio rifare questo... No, tu lo devi rifare questo... Dai, Eric, tu, va bene. Vai. Erika, al rallentatore lo devi fare, capito? Vai, su. No, è un'azione veloce, l'ho fatta. Va bene, come tu credi, dai. Allora. Rivediamo Pieri, guarda. Altro giro. Bravo. Ok, via. Sì, poi interrompo. Allora, queste sono chicche, penso che ce l'ho altro che io. Comunque. Blob. Erika. Allora, ti ricordi niente di questi momenti? Mi ricordo di questi momenti perché sono stati momenti imbarazzanti. No, però preludevano a dei risultati che sono stati fatti dall'Atletica Casalguidi in quegli anni là. Certo, mi ricordo tutte le gare che si sono fatte, eravamo un bel gruppo, unito tra noi, e abbiamo sì appunto raggiunto anche degli ottimi risultati, come il terzo posto regionale a Sesto Fiorentino. Si vedevano le immagini del primo filmato. Ecco, te pensi che quello spirito lì sia lo spirito giusto, diciamo, da inculcare, da trasmettere ai giovani perché rimangano una realtà, perché anche un domani, quando non gareggiano più, possono rimanere a fare i tecnici, a fare i dirigenti, perché tu sai benissimo che il problema dell'atletica è questo, che tutti si lamentano perché
la dirigenza è sempre composta dai soliti, che poi invecchiano, che poi diminuiscano, che i giovani non riescano, non si fanno largo, non vogliono entrare. Non è il caso dell'Atletica Casalguidi, mi pare. No, infatti lo dimostra il fatto che c'è sia la Giuditta, qui accanto a me la Silvia, che nonostante che non facciamo più le gare, siamo sempre nel gruppo dell'Atletica Casalguidi a dare una mano a, come tecnici, diciamo. E anche la Paola Benini, che lei ha maggior ragione, che sta continuando la sua attività di atleta. Passa un po' il microfono alla Silvia, che si sta per concludere questa carrellata. Anche lei, diciamo, è una appassionata di Atletica Casalguidi. Adesso di cosa ti occupi? Ora mi occupo di allenare gli esordienti e pulcini dell'Atletica Casalguidi. So che tu sei bravissima, li trasmetti. Ora divento rossa, se dite così. Li trasmetti le cose che tu hai imparato te quando tu gareggiavi, o hai saputo aggiungere qualcosa di nuovo, di tuo? Sì, io mi diverto molto con questi ragazzi, poi sono molto bravi, vivaci, e tenderei a sottolineare il vivaci. E certamente se sono qui è perché ho ricevuto delle cose dall'atletica, e quindi delle emozioni forti, belle, che piace trasmettere anche a me, e quindi trasmettere a questi ragazzi che stanno intraprendendo il viaggio, la storia dell'atletica. Ma in quella trasmissione lì che si è visto, c'era Marco Raffanelli che annunciava il suo futuro matrimonio di lì a un mese, che era presidente dell'Atletica Casalguidi. Nel passato d'acqua. Papà. Sì, ne ho tre di figlioni, nel passato d'acqua sotto ponte. Sì, nove anni. Senti una cosa prima che me ne dimentichi. Ma non sei più presidente, è un avvicendamento voluto? No, è un avvicendamento del tutto normale, che ha permesso appunto di arricchire il consiglio, la dirigenza qui a Casalguidi, perché non era giusto rimanere nove anni come già, appunto ero stato 9 anni come presidente, e in 9 anni è successo tante cose, però era giusto anche dover cambiare, dare una svolta e dare nuove stimoli. Dove... Un profilo sul nuovo presidente. Ecco, il nuovo presidente, che è grande Roberto, l'esperienza certamente non gli mancava, in quanto è stato in questi 15 stagioni dell'Atletica Casalguidi, per 13 stagioni è stato vicepresidente, quindi la conosceva la storia, è stato nel suo confronto un passaggio anche questo naturale. Prima di lui il suo predecessore Barneschi Davide, è anche lui di Casalguidi, è stato un presidente che ha dato una svolta particolare portando il discorso amatoriale. Perché voglio domandare adesso al presidente attuale che cosa ha preso da colui che gli ha dato il testimone. Ma Marco senz'altro ci ha dato a me, ma credo anche a tutti gli altri componenti dello staff dirigenziale, lo spirito di iniziativa, la voglia di fare sempre qualcosa di nuovo, che io credo che in parte a lui forse gli ha trasmessa già Roberto all'inizio, quando abbiamo iniziato a fare l'Atletica Casalguidi. Bene, adesso un attimino presentiamo un po', certo, anche, diciamo, coloro che hanno i capelli bianchi. Come ti chiami? Monacchi Marco. Tu che cosa fai? Fai gare di agonismo? Sì, gare su strada agonistiche. E di quanti chilometri? Fino alla maratona. Fino alla maratona, quindi podismo di corsa, sì, non di corsa. Maratona, no, non marcia. No, corso sia su strada. Come mai? Quando hai scoperto questa passione? Nel 76. Quindi con notevole ritardo? Sì. Come mai? Come mai? Prima praticavo tennis, poi non trovavo un compagno per poter andare a giocare, allora mi sono messo a fare il podista. Per diletto? Per diletto. Bene, andiamo avanti. Sono Giacomo Giusti. Attività? Corro su strada. Corri su strada? Corri per correre o corri per vincere? No, per vincere no, corro per... Non ha mai avuto questa soddisfazione? No. Sulla corsa no. Neanche di categoria? No. Quindi, ma verrà o no? Spero di mettere. Se no si smetta. No, si smette, non si smette, però. Bene, andiamo avanti. Carmine Mangia. Tu anche corri su strada. Distanze? Fino alla maratona. La prima corsa che ti ha fatto qual è stata? La prima corsa, forse la prima maratona nel 2000. Dove? La maratona di Pistoia? Di Firenze. Quanti chilometri? 42 e 195 metri. Quindi era una distanza. Sei arrivato ultimo?
No, 176esimo. Su quanti partenti? 177. L'ultima corsa che ti ho fatto qual è stata? Domenica a Prato, una corsa di 10 km, tanto per anche se legato. Come sei arrivato? Tredicesimo, credo. E quanti erano i partenti? 15. Non è vero, Bara. Erano, penso, sui 300 partecipanti. Quindi, insomma, tu sei un tipo di appiazzamento, vero? No. Beh, sentiamo un po' chi c'è adesso. Giuseppe Zingarello. Sì, microfono vicino. Giuseppe Zingarello. Sì, che distanza fai? Tutto. Su strada. Su strada? Sì. E quant'è che, l'ultima gara quando l'hai fatta? Domenica, poi a Caiano. Poi come sei arrivato? Ah, era una corsa così... Libera per tutti. Libera per tutti. Quindi basta partire e partecipare. Esatto. Sì. Una medaglina e a casa tutti felici e contenti. Esatto, eh? Sì. Pasquale Roberto. Sì. Anch'io partecipo a gare su strada, come più o meno tutti gli amatori di questo gruppo. Ma quando è che ti ho scoperto l'amore per questo sport? È anche il mio lavoro che facevo, perché mi ha permesso al fisico di sopportare meglio. Cosa facevi? Guidavo l'autobus a Copite. Che... Una volta sceso dal pullman, dice, cosa faccio? Corro. Per la schiena, per il fisico, fa molto molto bene. Quanti chilometri fai al giorno di allenamento? Ma variano a seconda, da 10 a 12, 15. Tutti i giorni? No, 2-3 volte la settimana. Vai solo? Ah, o solo, ma preferisco un po' di compagnia, è sempre meglio. Senti, ma il tuo sogno nel cassetto è vincere una gara? No, è rifare la Betone, la Fisteo Betone, un'altra volta, perché la prima volta l'Unione l'ho fatta, mi ha lasciato un po' d'amaro in bocca. Perché ti sei fermato prima? No, sono arrivato in cima, però ho sofferto troppo e vorrei rifarla in maniera migliore. Bene. Maurizio Piuschi. Sì. Faccio mezzo maratone, campestri, maratone. Di quanti chilometri sono? 42 e 190. Ne ho fatte diverse, sia in Italia che all'estero. Per fare una mezza maratona, che tipo di allenamenti bisogna fare? Io a volte anche quasi tutti i giorni, si può dire. Al limite salto un giorno. E in una settimana quanti chilometri fai? Ora di preciso non lo so quanti ne fa, perché... I tuoi allenamenti quotidiani su che distanza variano? Come tempo, cioè faccio da diciamo un'ora e 40, però quando devo preparare una gara di quel tipo lì magari faccio anche dei lunghi di 3 ore, 2 ore e 45. Tu hai detto che sei stato anche all'estero? Sì, a Londra e a Parigi. Sei andato per divertimento, per partecipare? No, per partecipare alla maratona. È una bella soddisfazione? Tantissimo. A spese proprie? Sì. Quindi si corre, si fatica, ma non si guadagna niente. Dillo te, dillo. Guadagnare si guadagna, perché ti dà magari lo stimolo per continuare. Ho capito, sentiamo adesso. Lido Porzelli, camminatore. Camminatore, quindi non sei un... No, no, no. Le tue gare fino a quanti chilometri arrivano? 6-7 chilometri. E quando, in che anno l'hai scoperto l'amore per questo sport? L'ho scoperto ancora... Da giovane. Diciamo, da giovane, non troppo giovane, però poi ho dovuto interrompere per una disgrazia, come si dice, e adesso lo faccio per la salute, per camminare. Senti, quando tu arrivi a casa che tu hai fatto l'allenamento, tu hai corso, il corpo mio fatti capanna. No, cerco di riguardarmi un po'. Sì, quindi un'alimentazione sana, e mangiare, nei limiti del possibile. E mangiare con giudizio e con criterio. Senz'altro. Bene, continua nella presentazione che poi passiamo a ragazzini. Sono altri due. Qui mi sembra che dovrebbero essere tre donne. Sì, Vai. Mina La Gorga. Sono con loro da solo 2 mesi, per cui poca esperienza. Hai già gareggiato? Sì, ho fatto 2 maratonine e 2 maratone. Ultima? Fra le ultime. Però ciononostante si va... Comunque. Quali sono le sensazioni che uno prova ad allinearsi in asti di partenza, a prendere il pettorale? Una bella sensazione. Una bella sensazione. Sì. In casa cosa dico? No, niente, perché ci sono abituati, faccio tanto sport. Oltre al podismo cosa fai? Io insegno in palestra, poi faccio tennis, nuoto. Quindi sei proprio una donna sportiva. Sì, amo lo sport. Sentiamo la signora. Io mi chiamo Concetta, faccio parte di questa società da diversi anni, però da 2 anni a questa parte.
da 2 anni corro anche su strada. Come mai è venuta questa passione di correre per le... È successo così all'improvviso. Cominciato, mi è piaciuto, e ho continuato, mi dà delle grosse soddisfazioni. Una cattiveria, la prima corsa l'ha fatta perché l'ha rincorsa al marito? No, no, questo no. Comunque, però... il suo marito è un podista piuttosto famoso. E lei è chi è? Il Giorgini Luciano, e poi il fratello Giorgini Luciano. Quindi la signora ha detto, ma come, corre lui o non corre lui? Ma ci si conosce con la Concetta, quando era fidanzata, quando era una bimba, e ha sempre visto correre il suo marito, sì, il suo cognato, me, e lei sempre lì a guardare insieme alla mia moglie. Mai vinto, vero? Mai vinto, no? No. Comunque adesso va forte. Però ora comincio, faccio delle gare, faccio, insomma, arrivo anche a 14-15 chilometri, faccio 2-3 volte allenamento settimanale, sicché insomma mi sto impegnando, anche perché è una cosa che veramente mi piace. È vero che quando una è abituata, diciamo così, a fare questo tipo di attività agonistica e si sta un paio di giorni senza farla? Sì, è proprio il corpo stesso che ci dice bisogna mettersi le scarpe e andare. Presentiamo la signora. Io sono Giuliana, ora come ora faccio solamente parte del gruppo, perché purtroppo per motivi di salute ho dovuto abbandonare le scarpe e non correre, no? Con molto rimpianto, anche perché perlomeno potevo stare dietro a mio marito che fa parte del gruppo. All'interno però, della società si occupa di qualche cosa lei? No, io quando andiamo a fare delle gite, quando siamo stati giù a fare il trofeo degli Etruschi insieme, siamo stati 3 giorni, una bellissima comitiva, più che altro ora per stare in compagnia, aspettando se posso di ricominciare a fare qualcosa. Bene, passi il microfono di sopra, a te il compito di sentire i ragazzini, dai. Presentati. Buonasera, sono Gabriele Sognelli, ho 14 anni e come allenatore ho Roberto Del Coro. Che ragazzino è questo? Questo è un ragazzino che comincia adesso a fare il giavellotto, comincia a provare a lanciare il giavellotto, se lo tira su piedi, se lo batte nella testa, però questo... E io conosco il suo fratello, era come lui e ora è un bel piolo d'uomo, e sì che anche lui diventerà un bel piolo di ragazzo. È un po' troppo confusionario, però non è a vederlo quell'angioletto che sembra qui. Comunque, che te ne pare degli allenamenti, dell'ambiente? A me mi garba. Senti, ma questo reclutamento come l'hai fatto? No, io non l'ho fatto questo reclutamento, si è fatto una collaborazione con l'Atletica Casalguidi, per cui abbiamo una reciproca utilità, io e altri miei atleti, alcuni dei quali provengono da Casalguidi, andare a Casalguidi a allenarsi e seguire i loro ragazzi in cambio dell'ospitalità che ci viene data. E mi è stato affidato un gruppo di ragazzi che lanciano, perché io seguo più che altro questo settore qui. Andiamo avanti. Passa il microfono. Vai. Buonasera, sono Carloni Daniele, ho 13 anni e pratico l'atletica dal primo anno che faccio questo sport. Ha fatto qualche gara quest'anno? Sì, qualcuna, però mi devo ancora allenare perché sono... Chi è il tuo allenatore? Chi è il tuo allenatore? Giuseppe Scandalinari. Passa. Sono Michele Del Serra e sono alle prime armi perché questo è il mio primo anno, sono velocista. Come mai ha scelto l'atletica leggera e non un'altra disciplina sportiva? No, faccio già tiro con l'arco e poi dopo la calma mi sfogo a slesia. Sono Francesco Storri e ho 14 anni e fo mezzo fondo. Questo è un ragazzo su cui bisogna fare molto affidamento, perché pratica una specialità difficile e faticosa, ma ha una... Buoni con i piedi, bambini, ha una tenacia incredibile. Hai gareggiato ultimamente? Sì, 2 mesi fa, mi pare. Passa di sopra a quella bella ragazzina. Allora, quella bella ragazzina è la sorella della Giuditta Nicolai. Sì, sì. È quella bimbina che si vedeva in quella filmazione con quella coppa a mano nel primo filmato. Era più grossa la coppa che direi. Era coppa di lei. Allora, cos'è successo che ti ritrovi qui dopo 10 anni? Io mi ritrovo qui perché avevo la sorella che faceva atletica, sì che mi cioè ho cominciato anch'io e da 7 anni. Scusa, io ero allenatore del babbo, poi sono diventato allenatore della Giuditta, poi sono diventato allenatore suo e c'hanno una sorella più piccola, ma ora basta, ti trovi un altro allenatore.
La mia specialità sono i lanci e l'ultima gara che ho fatto sono state i campionati regionali a Montommano, dove sono arrivata terza al peso. Bene, avanti, bisogna stringere i tempi. Io mi chiamo Giada Vanello e come allenatore ho Giuseppe, faccio atletica da 7 anni e la mia specialità è la velocità. L'ultima gara che ho fatto, le finali dei campionati regionali a Montommano. Categoria? Ragazzi. Io mi chiamo Laberi Simona, faccio atletica da 2 anni, la mia specialità è la marcia e l'ultima gara che ho fatto anch'io ai campionati regionali. Come mai hai scelto la marcia? Se devo dire la verità non è che l'abbia scelta io, ma mi hanno fatto provare e cioè così è nata una passione. Quindi adesso ti piace? Sì. Sarà la sedoti di... Ma... Io mi chiamo Chiara del Serra e faccio mezzo fondo. E l'ultima gara che ho fatto sono arrivata quinta a Montsummano, regionale. Io mi chiamo Eleonora Baglioni, frequento la tecnica da 2 anni e la mia specialità è la velocità. Io mi chiamo Barbasso Giulia, è da 2 anni che pratico questo sport. La mia, insomma... Specialità? Specialità è la velocità, e però ho fatto le gare, ho fatto il salto in lungo. Bene, adesso tu c'hai da concludere questa tribuna qua. Volevo dire, tu avevi detto che avevi preparato... Sì, c'è la cassetta numero 3 che si può mandare. Tanto dalla regia chiedo se si possono mettere in contatto telefonico con Maurizio Tintori a Palazzetto dello Sport. Lui alzati pure, alzati, per bene tranquillo. Sì, parti di fondo, qui. Del microfono ce l'hai, lo dai a loro. Qui siamo piccolini, Dai, dici come tu ti chiami. Io mi chiamo Granny Fabrizio. Quanti anni hai? 7. Ma sei parente del presidente? No, non bambino. Sei il bambino del presidente Granny. Quant'è che tu fai l'atletica? Da quest'anno? Sì. Ti piace? Sì. Passa un po' il microfono. Mi chiamo Raffanelli Sara. Ma e te sei parente di Marco? La figlia. La figlia. E ti piace l'atletica? Sì. Ma l'hai deciso te o ti ci ha portata per forza il tuo babbo? Rimaniamo nel dubbio, vai. Passa il microfono. Guarda là. Mi chiamo Sosia Alessia. Ho 8 anni, mi è piaciuto di più il salto a lungo. E chi ti allena? La Silvia. La Silvia, passa il microfono. Io mi chiamo Sabrina Lori. Quanti anni hai? 9. E chi ti allena? Chi ti allena? La Silvia. Qual è la gara che ti piace di più? Quella di Castelguidi. Ma le gare che ti piace fare? Passa il microfono. Io mi chiamo Andrea Grani e ho 11 anni. Ma che te sei parente del presidente? Sì. Ah sì? E che sei fratello? Cugino? Sei figlio anche te? No. Sei fratello? No. Passa lì sotto. No, guardami me. Guardate là. Io mi chiamo Simone Brancolini. Ho 11 anni, mi allena la Silvia e mi piace molto i 50 metri. Questo è un campioncino, Sì? È bravo. Guardate là. È un cavallino. Vai. Mi chiamo Stefano Sozzi, ho 9 anni e mezzo e mi piace il Vortex. Vai. Mi chiamo Alessio Foglia, ho 10 anni e mi piace velocità. Avanti. Mi chiamo Grani Francesco, ho 11 anni, anch'io sono parente del presidente, sono il suo nipote. E non mi piace quasi per niente la corsa perché... Si gira fatica. Perché non mi riesce ora, quello veloce. Vai, dai il microfono a questa... Bello, guardami. Allora. Calma, guarda là. Vai. Io mi chiamo Simone Grani e sono il nipote del presidente. Ho 8 anni,
Ho iniziato atletica da quest'anno e mi piace molto la corsa. Bravo, tieni in mano il microfono perché sembra sia un gelato. Vai, concludi con questi tre amici. Allora, sì. Qui si continua con... Senti, con ma che filmati dovrebbero mandare? Filmati della dalla regia, la cassetta filmato. Numero 3. Filmato numero 3 che poi se li commenta, vai veloce. Alessandro Mancarini, corsa su strada. Corro con l'Atletica Casalguidi, questa è la seconda stagione. La mia specialità preferita è la mezza maratona. Senti Roberto, che cosa si tratta? Vedete, sono l'ultima gara al campo scuola per tutti i ragazzini dell'Atletica Casalguidi, era la società più numerosa. Questi sono proprio gli esordienti, quelli che hanno parlato adesso, che provano a fare gli ostacoli per la prima volta. Sono gare, insomma, diciamo che un po' informali, dove i giudici sono un po' di manica larga. Qui abbiamo un altro podista. Sera, sono Cascioli Riccardo, corro da 4 anni e faccio un po' tutte le gare. Ma sei parente di Leonardo? Sei nipote. Nipote di Leonardo, ma ti ha convinto lui o ti sei convinto vedendo lui? Ma non so, saprei. E che ci trovi in questa attività? Ma mi trovo bene, poi insomma si sta abbastanza bene, è bello correre. Ma sei del livello del tuo zio o no? No, un pochino meno. Un pochino meno, parecchio meno. Buonasera, sono Daniele Giusti, è solo un anno e mezzo che sono all'Atletica Casalguidi, anche se diciamo sono 12-13 anni che corro, la mia specialità in particolare è la maratona, ho proprio un amore verso questa specialità dell'atletica e... anche se diciamo non disdegno le gare in inverno campestri e primavera e estate in pista. Chiederei a Duccio dalla regia se è possibile mettersi in contatto con il palazzetto dello sport, anche se la partita non è finita, per avere, diciamo, non è possibile? Mi fai cenni, fatemi... Fra poco, vai avanti. No, allora, io volevo ritornare... a sentire Grani Roberto, parla pure. A sentire Grani Roberto, la situazione attuale al momento e le prospettive per il futuro della Atletica Casalguidi, anche in relazione alle condizioni della pista, tutta la situazione ambientale che c'è a Casalguidi. Ma ecco, la situazione ambientale che c'è a Casalguidi mi sembra che emerge da questa serata, diciamo c'è un grande entusiasmo, ci sono vari settori nei quali l'Atletica Casalguidi si cimenta, abbiamo podisti su strada, abbiamo i ragazzi, i cadetti, abbiamo un nutrito numero di esordienti e di pulcini, per cui ecco noi come prospettive abbiamo la prospettiva di voler crescere ancora se è possibile. Anche se, ecco, come tu dicevi te, c'è questo handicap della pista di Casalguidi, del campo sportivo di Casalguidi, che diciamo non è, per il momento non è all'altezza per poter organizzare gare. Per quale motivo non è all'altezza? Visceriamo un po' il problema stasera. Ma il motivo per cui non è all'altezza è perché diciamo, è una pista che ormai ha 20 anni all'incirca da quando è stata costruita, non ha avuto grossi interventi di manutenzione straordinaria. Scusa, Maurizio? Sì, pronto? Ecco, raccontaci tutto. Pronto, mi sentite? Benissimo, raccontaci tutto. Pronto, mi sentite? Vai. Sì, purtroppo qui al Palafermi di Pistoia è una bolgia perché ci sono gli oltre 300 tifosi del Casale Monferrato che stanno festeggiando. Questo significa che è andata male per la Cassa di Risparmio, 72-72 a 68-68 per i piemontesi, ma a dir la verità è stata una gara questa volta vera, una gara molto combattuta, forse non bella da un punto di vista spettacolare, ma sicuramente tirata fino al termine. Il vantaggio e poi significato, il successo, il passaggio in Serie B1 è scaturito proprio negli ultimi secondi, quando Pistoia ha gettato al vento almeno 2-3 occasioni per poter addirittura andare in vantaggio. È stata una gara a strappi che ha visto una buona partenza
di Casale Monferrato, poi il ritorno di Pistoia che ha annullato uno svantaggio di 10 punti, si è riportata addirittura a un certo punto sul più 6 all'inizio del terzo periodo grazie a una grande rimonta firmata da Santini, a Cecchetti, a Valerio, insomma più con la forza dei nervi che col gioco. Casale però non si è spaldata, ha giocato sempre su buoni livelli, su buoni ritmi, è più squadra la formazione piemontese e nel finale l'esperienza, la forza dei giocatori è venuta fuori. Un po' di rammarico per quello che è successo in gara 1 quando Pistoia praticamente non ha giocato, ma a dir la verità per quello che abbiamo visto probabilmente Casale a meritare questo passaggio in serie B1. Non è finita per Pistoia perché deve ancora disputare uno spareggio con la perdente del girone sud, uno spareggio secco, probabilmente si giocherà in Umbria e anche lì è in palio una promozione in serie B1. La Cassa di Risparmio vista stasera ha buone possibilità di giocare ancora questa possibilità fino all'ultimo, non certo quella non vista in gara 1 a Casale Monferrato. Della Madras sai niente? Pronto? Sì, della Madras sai niente? Ancora no, ho tentato di collegarmi ma evidentemente anche lì la partita finiva molto tardi, evidentemente non è ancora finita, non hanno ancora riacceso i telefonini, che non fa bene sperare. Vi ricordo che stasera la Madras era impegnata in gara 3 a Forlì, praticamente l'ultima possibilità, chi delle due aperta a questo punto è retrocessa in serie B2. Pistoia, lo ricordo, ha ancora una buona opportunità incontrando la seconda del girone sud. Maurizio, com'era il palazzetto dello sport stasera? Scusa, ti sento malissimo. Com'era il palazzetto dello sport stasera? Ma io devo dire che uno dei motivi per cui Pistoia è rientrata in partita dopo aver subito un break a metà del secondo tempo, un break di 10 punti con Casale che sembrava padrone del campo, è stato anche quello del calore del pubblico. C'erano a occhio e croce più di 1300 persone, molta gente in curva, c'è stato un tifo infernale, devo dire, anche da parte di Casale, ma insomma Pistoia è quella che si è fatta sentire di più e ha dato una buona mano alla formazione di Fabio Bongi per rientrare in partita. Poi nel finale, oltre al tifo, ovviamente conta fare qualche canestrino in più e questo è riuscito ai piemontesi. Senti, i migliori in campo delle due formazioni? Ma io direi Prato senza dubbio, un ex giocatore di Serie A, dall'esperienza e dal carisma, dalla forza anche sia fisica, è un pivot di oltre 100 kg, sia anche da tecnicamente uno dei più bravi di questa categoria. Per Casale, per Pistoia direi che se la dividono in due tra Cecchetti e Santini, però è una squadra che ha giocato come spesso ha fatto in questa stagione a strappi, per cui vi potrei dire anche in altri momenti è andato molto bene Valerio, in altri giusti, però mai un giocatore che ha tenuto la stessa forza dall'inizio alla fine. Bene, noi ti ringraziamo, in bocca al lupo per questo nuovo spareggio al Pistoia Basket e auguriamoci che riesca a centrare finalmente la B1 di eccellenza. Ciao Maurizio e grazie. Benissimo, grazie a voi. Bene, concludiamo per quanto riguarda l'atletica leggera. Che cosa chiedevi al Presidente? Appunto, qual era la situazione attuale a Casalguidi, che l'ha già sottolineato. Per quello che riguarda la pista, se lui ha sentori, se ci sono prospettive, perché spesso gli assessori ci hanno fatto promesse alle premiazioni, alle cerimonie, mi sembra anche qui in televisione, sembrava volessero anticipare, hanno promesso un po', ma in realtà come stanno le cose? Perché voglio dire, lì a Casalguidi si corre, si salta un pochino e non si può fare altro. Per allenarsi sul serio bisogna andare al campo scuola. Presidente, le do un minuto perché poi dobbiamo chiudere. Sì, effettivamente lì al campo sportivo di Casalguidi noi le uniche gare che possiamo organizzare sono quelle degli esordienti, perché per gare di carattere federale, perché per categorie superiori, diciamo, le condizioni della pista e delle strutture per l'atletica non sono idonee, diciamo.
Vedremo poi alla prima lezione del 6 giugno se ci sarà qualcuno della nuova amministrazione comunale, cercheremo di strappare qualche promessa. Bene, siamo veramente in conclusione, noi speriamo di avere la possibilità di fare ancora una trasmissione di atletica leggera nel mese di giugno, adesso guarderemo un po' il nostro calendario, dopodiché decideremo. Sì. E sabato, giovedì della prossima settimana, in occasione della premiazione dell'arancione più continua e del quizzone, diremo un po' quali sono i prossimi appuntamenti per le prossime stagioni. Brevemente 30 secondi per dire gli appuntamenti più importanti per quanto riguarda l'atletica leggera della provincia di Pistoia. No, ed è sabato e domenica prossima a Siena c'è il campionato regionale allievi e allieve. Fra due settimane ci sarà la seconda giornata del campionato di società assoluto, in cui la Caripit nella prima tornata lo scorso weekend si è classificata nelle prime 5 in regione, guadagnandosi l'accesso già da questa graduatoria a una finale nazionale di Serie B per quello che concerne i maschi. Concerne le femmine, purtroppo bisogna dire che a Pistoia non c'è nessuna società in grado di mettere in campo una formazione valida, perché quasi tutte le ragazze di Pistoia se ne sono andate in altre società di fuori. Bene, io direi di fare un applauso all'amico Roberto Del Coro. Io direi di farlo a TVL, a Giancarlo Innocenti, e che dà spazio all'atletica. E all'atletica leggera in particolare. Questo appuntamento è firmato da Baldi SNC, concessionaria Olivetti a Pistoia, una grande organizzazione di macchine e mobili per ufficio. Vannucci Piante, le piante di Pistoia nel mondo. Mocayenne, il gusto di offrire la qualità.